Dunque, questo progetto origina da alcune considerazioni fatte come risultanze di attività fatte nel passato su altri progetti. Noi abbiamo constatato che il seme di canapa di per sé ha una bassa germinabilità. Questo comporta un'autorizzazione specifica alla commercializzazione con requisiti ridotti. Le cause sono da ricercare in quella che è la qualità sanitaria del seme e noi in questo progetto ci siamo applicati a verificare quali sono le condizioni predisponenti anche in pieno campo che influiscono in maniera determinante su quello che è il calo di germinabilità successivamente anche in fase di conservazione. Quindi attraverso un partenariato competente abbiamo affrontato una serie di problematiche con degli interventi specifici di tipo migliorativi di quella che sono i parametri germinativi. Quindi faremo una serie di attività sulla concia per valutare principi attivi che riescono a migliorare la sanità del seme. Nel mentre faremo anche trattamenti di priming, cioè di vigorizzazione del seme per migliorare sempre questi parametri germinativi e nel contempo presteremo una particolare attenzione a quelle che sono tutte le problematiche sia in fase di raccolta, di selezione e di stoccaggio del seme, quindi di conservazione. Gli usi, la canapa è una pianta millenaria, quindi è multifunzionale, ha tantissime utilizzazioni sia nel food che nel non food, cioè noi da un punto di vista alimentare abbiamo diverse utilizzazioni anche nel mondo industriale, nei biocompositi, nella produzione, cioè l'utilizzo della canapa e dei derivati sono svariati, quindi però alla base di tutto questo, alla base quindi della filiera è necessario, o delle filiere, è necessario che ci sia un seme di qualità che abbia dei requisiti di germinabilità elevati, proprio per garantire anche un reddito all'agricoltore. La Semi Orto Sementi partecipa comunque al progetto Canaseme insieme all'azienda agricola Mancuso Paolo, che è anche legale rappresentante della Semi Orto, quindi costruiscono ovviamente una sinergia importante all'interno del progetto Canaseme. Qual è la sinergia e quali sono ovviamente comunque, diciamo, gli obiettivi comuni a tutti? Innanzitutto la Semi Orto è da sempre comunque attenta alla qualità del seme, opera comunque a 360 gradi, infatti si occupa comunque del miglioramento genetico, quindi parte comunque dalla ricerca alla produzione, alla selezione comunque del seme. Ovviamente oggi il mercato sementiero è diventato un mercato molto competitivo e di conseguenza la cosa più importante comunque diventa proprio la qualità del seme. La qualità del seme ha diversi aspetti comunque, quindi ha sia un aspetto comunque genetico che un aspetto invece proprio qualitativo riferito ovviamente alla germinabilità, ed è qui ovviamente soprattutto che ha attinenza con il progetto Canaseme. Perché? Perché la canapa, in coincidenza così con altri semi duri come per esempio può essere il carciofo, cui ovviamente la Semi Orto tiene anche tanto, e anche altri prodotti, è molto duro come seme, quindi ha una germinabilità di solito comunque bassa. Quindi l'intento ovviamente del progetto e l'intento ovviamente le operazioni della Semi Orto comunque nel progetto in essere hanno l'intento ovviamente di trattare il seme con concianti ai fini della sanità, come diceva il dottor Cerrato, ma allo stesso tempo ai fini della germinabilità con trattamenti di osmopriming. Cosa ci aspettiamo alla fine ovviamente? Un seme di canapa con elevata germinabilità, al fine ovviamente poi di poter comunque anche cominciare a lavorare a varietà nostre, quindi ad ecotipi comunque nostri oppure a varietà italiane, al fine ovviamente di poter avere delle varietà italiane poi da poter inserire in gamma. Canaseme è un progetto che vuole valorizzare la filiera legata alla canapa per uso industriale e in questo ambito, come partner del progetto, noi promuoviamo la possibilità di utilizzare tecniche innovative, ecosostenibili e che si basano sull'uso di agenti fisici, in particolare la magnetopriming, quindi campi magnetici statici che possono in qualche modo attivare il processo di germinazione e migliorare anche le prestazioni della pianta. Compatibilità, cioè l'impiego di questi agenti fisici potrebbe ridurre l'impiego di sostanze agrofarmaci fondamentalmente e quindi rendere più sostenibile l'agricoltura. La canapa dal punto di vista alimentare ha la sua forza nel frutto,
di canapa, che è volgarmente chiamato canapuccia e dai più è anche chiamato seme di canapa. In realtà questo frutto contiene al suo interno il vero seme, che è una ricchezza dal punto di vista nutrizionale, già che contiene acidi grassi polinsaturi. Acidi grassi polinsaturi, dico una parola brutta, della serie omega 3, che oggi sappiamo proteggerci dallo stato infiammatorio. Stato infiammatorio che può intervenire anche come conseguenza di un errato stile di vita. Contiene ancora proteine che rinforzano il nostro sistema immunitario, come l'elestina, contiene carboidrati che ci aiutano nel salvaguardare la motilità del nostro sistema gastrointestinale, quindi dal punto di vista nutrizionale, soprattutto in macronutrienti, è, potremmo dire, una forza della natura. Ci sono ancora sostanze di tipo polifenolico che sappiamo svolgere ugualmente un'azione antiossidante e antinfiammatoria. Questo seme di canapa può essere trasformato in vari modi. Il modo più diretto, più semplice, è quello di ottenere l'olio attraverso una spremitura a freddo. Una spremitura a freddo che preservi la bontà delle molecole che sono al suo interno, ma può essere utilizzato anche per l'ottenimento del latte di canapa o del burro di canapa, che sono un'alternativa soprattutto per i consumatori vegani. C'è ancora la possibilità di avere i germogli di canapa, che contengono molecole ad azione ugualmente antinfiammatoria ma con scheletro flavonoidico. Quindi questo frutto dà possibilità diverse. Oggi abbiamo contezza che in alcuni paesi, non in Italia, sono commercializzati anche prodotti dalle parti aeree, e in particolare dalle foglie, le foglie vengono micronizzate, quindi polverizzate in modo molto fine, per essere utilizzati come un tè. Tant'è che abbiamo l'alternativa al matcha del tè verde, che prende in questo caso il nome di acha. Questo progetto è importante perché serve a dare nuovo rilievo a un settore che una volta era, diciamo, trainante in questi areali, e noi dalla nostra parte cerchiamo di contribuire con quelle che sono le nostre competenze, le nostre peculiarità di istituto di ricerca, in cui abbiamo messo a punto delle tecniche di imaging di origine di ambito biomedicale, le abbiamo applicate al settore dell'agroalimentare. In pratica noi facciamo delle tomografie assiali a quelli che sono i semi, per valutarne a fondo quella che è la qualità del seme.